Non è stato male. Ma facciamo qualche altro giro. Oh, ancora? Ti piace correre, eh? Perché non ti prendi una pausa per visitare la città? Non c'è molto tempo. Devo gareggiare. Non pensi che dovresti comprare un souvenir in città? Non hai una ragazza in Germania? Ja, si chiama Jenny. Che cosa ti dicevo? Non puoi tornare senza un regalino per Jenny? Nein, le salterebbe la testata! Esatto. Per fortuna, il negozio edilizia è alla fine della strada e lì puoi trovare ogni tipo di souvenir. Dille che ti manda Seta. Dankeschön, Seta. Ricordati di chiedere il giro completo! E chiedi di Stanley! E di come sono cambiate le cose dai vecchi tempi! L'hai mandato ad Alizia, eh? Già. Lo terrà occupato. Già. Wow, guarda che cromatura! Ehi! Salve! Ischia! Ischia! Non fare così! Oh no! Mollare! Di questo parlavo. Ah!
Sì! Cattivo? Io sono cattivo! Ehi! Va bene, ripetete con me. Ciao ciao! Sei un modello di Ehi, bella vernice! Ehi là! Ehi là! Ehi, hey Doc, ispezioni l'autodromo? Sì, sembra a posto. Ah, sì, circuito nuovo, guardiola per Carlo Attrezzi, box per Guido. Sarà straordinario. Bella pista davvero. Sai su che cosa mi allenavo io? Sullo sterrato. Strade di campagna, steccati di legno. E ogni giorno guidavi per 20 km fino a scuola con la neve senza catene. Andiamo, Doc, per la città sarà un grosso aiuto. Sono fiero di te, figliolo, sei stato bravo. Oh, grazie, Doc. Significa molto per me. E dovrà bastarti. D'accordo. Bene, bene, bene. A quanto pare, qualcuno sta provando il circuito prima di te. Che cosa ne dici di andare a sfidarli? Il circuito è tuo. Ora tocca a te. Ehi, ma chi è quello tutto coperto di adesivi? Oh, my God.
Non ti avevo già sorpassato. Attenzione! Uno per le signore. Come? Di nuovo primo? No! Salve, gente! Sono qui ai cancelli del nuovo... autodromo di Radiator Springs! Radiator Springs! Ancora non è ultimato, ma già ospita la prima corsa. Saetta, perché non ci dici che cos'altro ci aspetta questa settimana? Un sacco di gare emozionanti contro alcune delle migliori auto di tutto il mondo. Ognuna è la migliore nella sua specialità. Come quel Giovanni! Già, non vedo l'ora di sfidarlo. È un vincente, come me. Ma non c'è posto in città per due vincitori. Che parole di sfida! No, è solo uno scherzo fra amici. Ehi, a proposito di scherzi, un uccellino mi ha detto che incrocerà i fari con un campione inglese al secchio rugginoso. Sì, è vero! Ti senti pronto? Per niente. Ehi, ma dove vai? Devo allenarmi! D'accordo, beh, comunque, restate sintonizzati perché sarà una settimana super carica! Ecco qua, campione! Ti aiuterà a vincere la gara! Allora, grazie, Lizzy.
Che succede? Aio! Che succede? Forte! Woohoo! Sì, che cosa succede? Non andare a Ornament Valley! Qualcosa non va? Ho visto strane luci sulle colline! Penso sia il faro fantasma! Certo! Il faro fantasma? Sì! Fa un verso orribile! Proprio come questo! Wahoo! Wahoo! Non so, forse è solo Frank! No, Frank fa un suono diverso, così! Wahoo! 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 Ma a me sembra piuttosto così. Che cosa fate qui? Ho ricevuto segnalazioni di fenomeni non identificati. E invece siete solo... Che è stato? È il faro fantasma! Resta qui! Questa è un'operazione militare! Ti denuncio alla polizia! Ehi, cugino! Oggi non dovevamo gareggiare, non si prepara nessuno! Ah, stanno fermi così? Da un'ora! Che cosa guardano? Quella macchina da rally venuta appositamente dall'Inghilterra per il festival! È tutta pepe, vero? Oh no, guarda di qui, presto! Fate finta di niente! Ciao, sono fuori di Semiassi.
Urca bomba! Aia! Au! Avrò qualche anno di troppo, ma anche il fuoco dentro! È stato facile, ho solo dovuto far finta che Frank mi inseguisse. Non c'è, vero? Urca bomba! Guardami! Thank you.
È stato facile, ho solo dovuto far finta che Frank mi inseguisse. Non c'è, vero? Attento alla vernice, d'accordo? Wow! Hey! Guardami! Urca bomba! Nella prossima puntata lo farò a marcia indietro e senza usare gli specchietti.
Non guardavo dove stavo andando. Stai bene? Tutto a posto, non ho sentito nulla. Sei un vero duro, sai? Ti ho guardato correre e sei davvero straordinario. Scommetto che c'è una storia dietro ogni ammaccatura. Puoi scommetterci? Finiscono tutte con me che sbatto contro qualcosa. Ma che maleducata! Io sono Emma. Io sono Carlo Attrezzi e non conosco le buone maniere dalla nascita. Beh, devo prepararmi. Ci vediamo in pista. Ricorderò sempre la storia di questa ammaccatura. Bomba! Oh! Scusa, ma ho fretta, sto andando a rimorchiare! Oh, oh. Ehi! Cosa ti dà noia? Urca bomba! Loro sì che corrono! Ehi! Sai che fai una faccia buffa quando ti concentri? Ehi! Oh! Oh, oh. Porca loca! Wow! Non vedo l'ora di partecipare alla Coppa Nazionale di Carlo Attrezzi!
sai, a casa vinco un sacco di gare e non pensavo che qui avrei partecipato a una sfida così sensazionale. Ah, nessuno può batterti in pista. Hai vinto, Carlo Attrezzi. Mi riferivo a te. Sei proprio modesto. Di certo le tue fan ti adorano per questo. Fan? Fischia? Non ho fan. Beh, a parte lo sceriffo, ma lui mi viene a vedere per ragioni legali. Capisco. Che vergogna! Non ho ancora fatto un giro in città. Ti andrebbe di mostrarmela? Ma certo! Non per vantarmi, ma conosco le migliori stazioni di servizio del paese. Davvero? Oh, sì, c'è il caffè vuoto di Flo e il... Beh, ecco, a dire il vero è l'unico distributore della città, ma è buono! Stella d'oro! Ecco. Grazie, Lizzy. Ciao, Saetta, amico! Oh, sì! Mi hai fatto questo! Salve! Vieni qui e fatti dare un'occhiata da Flo! Ciao, Saetta, amico! Oh, oh, sì!
vederci! Ciao ciao! Oh sì! Cattivo? Io sono cattivo! Uno per i fan! Ah! Oh sì! Fulmine, occhio al fulmine! Capao! Ah. Capao! Oh, sì! Capao! Oh! Di questo parlavo. No, 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 no! Uno per le signore. Woohoo! Hey! Sì! Difendo la mia reputazione.
Salve! Capingo!